Adriana Volpe, chi è il nuovo compagno della showgirl dopo il divorzio, doloroso, con Roberto Parli. Il nuovo amore della conduttrice dopo il divorzio complicato da Roberto Parli, la showgirl sarà ospite di Silvia Toffanina Verissimo insieme a Magalli. Oggi, domenica 27 ottobre, sarà ospite di Verissimo Adriana Volpe insieme a Giancarlo Magalli. Entrambi hanno sotterrato l'ascia di guerra e hanno fatto pace dopo varie controversie anche legali. La conduttrice ha ammesso di aver trovato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con l'imprenditore Roberto Parli. Chi è il nuovo amore di Adriana Volpe? Adriana Volpe non ha voluto svelare l'identità della nuova persona che la sta conquistando ogni giorno di più, così come ha spiegato lei stessa durante un'intervista a Diva e Donna. C'è una persona che si è avvicinata a me in punta di piedi, ha voluto conoscere la mia storia non per curiosità, ma per capire quali fossero le mie ferite e averne rispetto. E mi ha fatto abbassare la guardia. Mi sta conquistando giorno dopo giorno. Allo stesso settimanale Patinato ha raccontato di come si è sentita quando è finito il suo matrimonio con il suo ex marito Roberto Parli. Dalla fine della storia con Roberto, nel 2020, ho avuto una comprensibile chiusura a riccio. Ho deciso di investire il mio tempo e il mio cuore su Giselle. Sono stati anni complessi, è un po' tutto sulle mie spalle. Avevo il cuore chiuso, non permettevo a nessuno di avvicinarsi. Finalmente, da qualche mese mi sento una persona diversa, nuova. La fine del matrimonio con Roberto Parli. La conduttrice ha sposato il suo secondo marito nel 2008 e dalla loro relazione è nata la piccola Giselle nel 2011. I due però si sono lasciati nel 2020. La storia è finita quando lei ha accusato l'imprenditore Roberto Parli di maltrattamenti in famiglia, così come lei stessa ha spiegato. Roberto Parli, NDR, ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio. È fondamentale tutelare Giselle, questo significa cercare di proteggerla anche da una sovraesposizione mediatica. Prima del suo secondo marito Adriana Volpe ha sposato nel 2000 Chicco Cangini, ma la relazione è durata soltanto pochi mesi. L'ultima esperienza lavorativa della conduttrice è di quest'anno con il programma Cerchiamo Te, Missione Lavoro, andato in onda su Rai 2. Di questa trasmissione, oltre a essere conduttrice, è anche autrice. Nel 2009 fino al 2017 ha condotto al fianco di Giancarlo Magalli I Fatti Vostri, poi si è dedicata al mondo dei reality, infatti ha partecipato nel 2020 all'edizione VIP del Grande Fratello e nell'annata 2021-2022 è stata opinionista dello stesso programma insieme a Sonia Bruganelli.